Avete notato che io dico sempre persone migranti, non dico mai migranti perché non è come dire, un'identificazione etnico-culturale, non è manco una professione, descrive solo una modalità momentanea, tra l'altro nemmeno voluta, no? E noi li accogliamo con il sorriso, li tocchiamo, nel senso che con discrezione, ovviamente non tutti, anche per motivi culturali, è giusto rispettare anche le diverse culture. La questione migratoria, le migrazioni, noi credevamo fosse una questione nostra, tipo un piccolo problemino locale, ecco, mettiamola così. E invece è stata la prima volta che ci siamo resi conto di essere al centro di una questione internazionale. Il 16 aprile del 2009, il mercantile turco Pinar raccoglie 155 persone migranti che si trovano su un'imbarcazione in difficoltà che sta praticamente andando a fondo. Tra le 155 persone c'è purtroppo Esterada è già morta. Il mercantile Pilar viene lasciato per ben 5 giorni e 5 giorni su un mercantile, non so quanti di voi conoscono come è fatto un mercantile e come funziona. Un mercantile sono quelle navi cargo grosse che vediamo con i container sopra. Può sembrare strano, ma navi così grandi sono manovrate da 5-6 persone, perché non c'è praticamente niente da fare, c'è solo da navigare e ormeggiare. Il lavoro lo fanno le gru, quindi ci sono solo le cuccette per 6 persone, ci sta il bagno per 6 persone, c'è la cucinetta per 6 persone, c'è cibo e acqua per 6 persone, per il tempo in cui devono essere in mare. Quindi immaginatevi 155 persone in mezzo ai container dove c'è posto, sotto l'acqua, sotto il sole, sotto il cielo, diciamo, con il bagno messo a disposizione dai marinai e con il cibo che c'è a bordo e l'acqua che c'è a bordo. E soprattutto, scusate la cosa un po' macra, ma sul mercantile non ci sono i sacchi per i cadaveri, giusto? Quindi il corpo di questa povera ragazza è stato lì, insieme agli altri, coperto in qualche modo per ben 4 giorni, perché nel frattempo Malta e l'Italia litigavano. Questa è stata la prima volta che c'è stata questa discussione, diciamo così, diplomatica fra Malta e l'Italia. Nel caso di Guelela era una ragazza giovanissima che è partita dall'Eritrea insieme a un'amica e hanno fatto tutto il viaggio, sono arrivate in Libia. In Libia sono state passate da un trafficante all'altro, cosa che frequentemente accade. In ogni caso, Guelela è stata catturata insieme a un altro gruppo di persone con cui viaggiava da una milizia che le ha messi tutti in un... sono degli stanzoni al porto, di solito, a volte sono degli appartamenti, dei magazzini, chiusi dentro, e lì poi comincia la solita trafila, appunto, qualcuno è sfruttato per il lavoro, a qualcuno per esempio vengono fatte minacce, gli viene chiesto di chiamare casa per avere soldi, e a volte la cosa avviene così solo spaventandoli psicologicamente, in altri casi ci sono vere e proprie torture. Nel caso di Guelela tutto questo in realtà non è successo, quello che è successo è che mentre cucinavano una di queste bombole del gas è esplosa. Una parte di questo magazzino ha preso fuoco, molte persone sono state prese dal fuoco, lei aveva ustioni in tutto il corpo, ustioni gravissime, ovviamente nessuno ha provveduto assistenza medica di alcun tipo e nonostante le terribili condizioni di Guelela e di altre persone come lei, sono stati forzati a salire su un gommone e hanno preso la via del mare. Guelela per fortuna è morta presto perché le sofferenze sarebbero state inaudite. Voi dovete immaginare che durante i viaggi nelle barche piccole, in particolare nei gommoni, quello che succede è che tutti i reflui del motore, quindi a volte le perdite di olio e di carburante, si mischiano sul fondo della barca con un po' di acqua di mare che ovviamente entra, e con le deiezioni umane, perché quando si è lì banalmente bisogna fare qualcosa da qualche parte e la si fa là dove ci si trova. Questa miscela che si crea è un acido chimico potentissimo che finisce per bruciare, si parla infatti di ustioni chimiche da traversata e sono delle ustioni gravissime e Guelela aveva già le ustioni del fuoco. Lei viaggiava, dicevamo, con un'amica e comunque gli altri che viaggiavano con lei la conoscevano, sapevano il nome e cognome e nome e cognome sono stati dati agli ufficiali della Guardia di Finanza che li hanno poi soccorsi in mare. Il rapporto è stato redatto correttamente, il comandante della Guardia di Finanza restò assolutamente colpito, sconvolto da quello che era successo a Guelela. Questo è un dettaglio importante, lui ne parlò a cena con un'amica. Questa stessa persona si ritrovò a Palermo presso un'associazione che in quel momento stava assistendo il fratello di Guelela, che sapeva che Guelela era morta, sapeva che era morta in mare, ma
poiché era stata sepolta con un numero e non con il suo nome, perché questo dato era andato perso, nessuno sapeva dirgli dove lei si trovasse. Il caso ha voluto che la persona che aveva avuto il racconto dal comandante della Guardia Finanza qui di Lampedusa si trovò proprio presso questa associazione, sentì la storia e disse: ah, Welela, ma io conosco una Welela. Le due storie combaciavano e a quel punto è diventata una storia a lieto fine, perché al fratello sono state date ovviamente tutte le informazioni del caso e si è accertato che si trattasse esattamente di lei. Noi ci teniamo molto a raccontare la sua storia, perché in qualche modo è come se lei rivivesse sempre nelle nostre parole, e la sua è una storia tragica, è ovvio, però è una storia che secondo me è giusto che tocchi. Era una ragazzina, era veramente una ragazzina, ha dovuto soffrire delle pene che non sarebbe giusto che soffrisse nessuno, certo. Ma a maggior ragione una ragazzina, certo. Giusto? Certo. Però lo vogliamo molto bene. Grazie Paola. Io sono Maria Rita Benassi, sono consigliere del comune di Marzabotto, in provincia di Bologna, e oggi sono qui insieme all'altro consigliere Luca Vignoli, in rappresentanza dell'amministrazione comunale e insieme agli altri ragazzi di Marzabotto in rappresentanza di tutto il comune. Proprio in questi giorni a Marzabotto avvenne una delle più grandi stragi nazifasciste avvenute in Italia. In questa strage vennero uccise brutalmente 770 persone, tra cui anche donne, bambini e anziani. Cosa abbiamo fatto? Cosa ha fatto la scuola media di Marzabotto insieme al laboratorio, con il laboratorio delle meraviglie? Si è deciso di creare queste gocce. Gocce perché questa forma può ricordare sia gocce di sangue che lacrime, ma anche gocce d'acqua, che è la fonte della vita. Perché abbiamo deciso di creare queste gocce? Perché i numeri sono soltanto numeri, i numeri non si possono vedere, e quello che volevamo fare noi era di cercare di vedere con gli occhi quante fossero veramente le persone che hanno perso la vita in quei giorni. Perciò abbiamo iniziato a costruire, a creare, prima con la carta velina, poi con l'argilla, poi in diversi materiali. Abbiamo creato un'installazione di 770 gocce che abbiamo portato in varie parti d'Italia. Abbiamo portato principalmente a San Martino di Montesole, uno dei luoghi principali in cui si è svolta la strage, ma anche a Sant'Anna in Toscana, dove anche lì qualche giorno prima avvenne una strage, e in diversi altri luoghi. E oggi, in questi giorni, abbiamo deciso di portarle qui, portarle con noi e di piantarle, perché come hanno rappresentato le nostre vittime, così posso rappresentare le vittime dei... Thank you.
la ricerca della speranza di una vita migliore accomuna le persone di qualsiasi fede, di qualsiasi cultura e di qualsiasi origine. Probabilmente, anzi sono quasi certo, che nel momento della traversata le persone abbiano gioito nella stessa maniera all'arrivo sulla terraferma o abbiano sofferto nella stessa maniera nel momento in cui appunto si è consumata la tragedia. Questo ci ricorda ancora di più che siamo veramente identici, siamo fatti dello stesso corpo e degli stessi sentimenti, temiamo nello stesso modo, ringraziamo il Signore nello stesso modo e qui in questo luogo di morte, ma anche di rinascita, perché ora sono in una vita migliore, sono nell'aldilà. Questo luogo ci insegna appunto che siamo tutti passeggeri in questa terra e che è troppo breve il periodo che passiamo insieme per permetterci di stare a litigare o a guardare le nostre differenze. Credo che ognuno di noi, nel momento in cui adesso pregherà il suo Dio nella sua lingua e pregherà per queste anime, tutte le preghiere saliranno verso un unico creatore, che è colui che ci ha creato bianchi e neri, del nord e del sud del mondo.